Eccolo Stivo da Mai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti in questo secondo contenuto di giornata, quando mancano davvero pochissime ore alla grande gara, all'Allianz tra Juventus e Como, tra Bianconeri e Lariati, come si suol dire. Quindi prima di partire col contenuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura di ogni video. Allora, innanzitutto parto col salutare Giancarlo, dicendogli che gli voglio bene e che sono contentissimo di averlo nel mio canale. Mi ero dimenticato tra l'altro da molto tempo di salutarlo e poi un bacino in diretta anche a Nila, che mi è stato chiesto e anche per magari porterà fortuna per questa sera. Tra l'altro anche Rugani, che è in uscita a caselle e sta per andare appunto da Torino ad Amsterdam all'Ajax, ha augurato il meglio alla Juventus, ha salutato i tifosi, quindi ottimo gesto del ragazzo, classe 94, e ha augurato il meglio anche per stasera, cercando di spezzare questo incantesimo che dura da tempo e soprattutto cercando di evitare di fare figuracce come è successo per alcune squadre, tra cui Milan, Inter e Napoli su tutte, perché comunque, come ho detto, la Roma bene o male ha battagliato a Cagliari, che ha meritato il pareggio, ed era un campo comunque ostico. Ecco, quindi, Thiago Motta ha diramato la lista dei 19 convocati per la partita di stasera. E ovviamente ci saranno anche delle sorprese, perché per esempio Bangula non mi aspettavo che sarebbe stato convocato, mentre mi aspettavo per Savona e Rui, che comunque sono un laterale destro e l'altro di sinistro, e che potrebbero in qualche modo tornare utili durante la stagione. Thiago Motta li reputa importanti alla causa e li reputa giocatori già pronti per calcare i campi della Serie A, quindi vedremo se in futuro avranno comunque il loro spazio. Sono stati impiegati spesse volte anche negli amichevoli, e quindi diciamo che mi ha stupito molto la scelta di prendere questi tre ragazzi e ovviamente non convocare per esempio altri giocatori. Poi avete visto McKennie, che come sapevamo sarebbe rientrato nella lista degli ufficiali, no? Che prenderanno parte a Juventus Como, e anche lì vedremo se verrà impiegato nel secondo tempo, perché sicuramente non partirà titolare. Ecco, l'altra cosa fondamentale da dire, e diciamo andando tramite le notizie, Nicolussi Caviglia firmerà quest'oggi col Venezia. Un vero peccato, perché il centrocampista aostano, secondo me, aveva ricche chance di potersi ritagliare uno spazio come regista. Evidentemente, a parte la prima parte della tournée estiva e degli allenamenti con Motta, in cui aveva anche subito l'oriundo, successivamente non è stato abbastanza bravo da potersi ritagliare lo spazio alla Juventus. E quindi vedremo quanto riusciremo ad incazzare per Nicolussi. Si parla di 4 milioni, 4 milioni e mezzo. E come ho detto, ragazzo comunque giovane dalle belle speranze, che può migliorare comunque in quel di Venezia, e in ogni caso ci permetterà di risparmiare un ingaggio e soprattutto di mettere in casa un gruzzoletto, visto che comunque dobbiamo liberare spazio per altri giocatori che arriveranno. Ecco, l'altro giocatore invece che è in arrivo però in next gen è Papadopoulos, questo attaccante greco, classe 2004, di 20 anni, alto 1,88, che ha fatto già una bella trafila anche in una squadra greca, partendo già da giovanissimo a giocare in prima squadra, per poi passare in Genoa Primavera e poi fino a fare l'esordio definitivo nel 3-3 tra Genoa e Milan a San Siro, dove non segnò, però riuscì ad entrare calcando per la prima volta i campi della Serie A. Quindi insomma, vedremo se si potrà rivelare un grosso acquisto sia per la next gen di Montero, eventualmente in futuro anche per la prima squadra. Detto questo, come abbiamo detto in diverse volte, speriamo che la partita di stasera non ci riservi sorprese in negativo. E come ho detto, l'11 titolare del 4-4-2 del Como di Fabregas è comunque un 11 di tutto rispetto. E leggendo i nomi, poi è chiaro che dalla carta alla pratica rettangolo verde c'è tanta differenza, però è una squadra che secondo me ha delle ottime basi per salvarsi con tranquillità. Mi viene in mente il Genoa dello scorso anno, che arrivò a ridosso dei 50 punti e si salvò senza tanti grattacapi. Potrebbe ricalcare, diciamo, le orme del Grifone dello scorso anno. Tra l'altro, notizia anche importante, il Como sta cercando anche un terzino, e in questo momento, oltre all'ipotesi di De Sciglio, che è un giocatore in uscita, lo sappiamo, ormai ai margini, si sta allenando con i fuori rosa, con gli esuberi, e ci sono altri profili interessanti, come per esempio quello di Terracciano dal Milan e addirittura Sergi Roberto. Quindi Fabregas fa sul serio, quando va su certi giocatori con una proprietà alle spalle che mette i soldi senza se, senza ma, chiedendo ovviamente di riprendere indietro eventualmente con i risultati sul campo. Insomma, stanno andando comunque su giocatori che per il Como, per una squadra che è appena arrivata in A, arrivando proprio in A con gli spareggi, no, dei playoff,
non te lo aspetti, e però hanno una programmazione veramente, veramente ottimale. Quindi, insomma, vedremo se riusciranno a rinforzarsi ulteriormente con questi tasselli e sarei ben contento di vedere De Sciglio andare al Como, magari rifacendosi anche un po' di quello che non ha potuto fare alla Juventus e soprattutto andare in una dimensione un po' per lui, perché lui non è mai stato un giocatore da Juventus, ma come sapete, essendo molto amico di Galliani, prima al Milan e poi amico di Allegri alla Juventus, è riuscito in qualche modo a ritagliarsi anche spesse volte tanto spazio, a volte da titolare, a volte da comprimario. Ecco, l'altra cosa che ci tenevo a sottolineare, ovviamente chiudendo il video in maniera tranquilla, è che, e vi esprimo la mia opinione, cosa che ora in poi farò più spesso perché ho notato che vi piace, voglio che Giuntoli dia un'accelerata al mercato, perché è vero che gli ho dato molta fiducia, avete visto che nei video sono stato molto magnanimo nei suoi confronti, gli ho fatto anche tanti complimenti, l'ho sostenuto in maniera molto molto veemente, però in questo momento, 19 agosto, mancano solo 11, tra virgolette, ma 12 contando anche oggi, giorni alla fine del calcio mercato, ci sono da piazzare degli esuberi cruciali, alcuni di questi andranno via come avete visto, e però ci sono anche da fare dei colpi importantissimi in entrata, quindi io mi aspetto un'accelerata veramente decisiva e determinante da qui al 30 di agosto alle 23:59, perché come ho detto, sia da tifoso sia da opinionista non posso più, diciamo, girarmi i pollici e farmi andare bene tutto. Chiaro che all'inizio, no, quando eravamo nei primi di luglio fino a magari entro luglio poteva anche dare tempo, no? Però ho visto che comunque ci stavamo muovendo molto bene, abbiamo fatto gli acquisti interessanti, Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram e Cabal, quindi abbiamo un attimo allentato la presa senza pensare, no, che c'erano diciamo delle necessità impellenti da andare a risolvere. Poi col passare del tempo siamo arrivati addirittura al campionato, quindi a Juventus Como, e non ci sono ancora gli acquisti che dovevamo fare: centrale, trequartista e due esterni offensivi. Quindi è chiaro che adesso ovviamente chiedo a gran voce, mettendoci la faccia chiaramente, qualcosa in più, quello, lo sprint finale per arrivare agli acquisti che servono assolutamente alla Juventus e a Thiago Motta, per non farci trovare impreparati, perché magari col Como la sfanghi anche, no? Abbiamo visto la Lazio di Baroni, ha sorpreso tutti con un 3-1 al Venezia, però ecco, non basta vincere la prima partita, devi andare avanti con una rosa molto lunga, e adesso abbiamo 19 giocatori convocati, tra cui quasi tutti questi non giocheranno, cioè a parte i titolari e i 5 cambi, è chiaro che gli altri saranno fuori, però ecco, come ho detto, di questi 5 cambi non so se Thiago Motta poi li farà tutti, e non sappiamo se questi 5 cambi sono all'altezza per reggere l'intero campionato ad alti regimi, ad alti livelli in 5 competizioni. Ecco perché servono altri 4 giocatori per arrivare almeno a quella rosa di 24-25, poi aggregando magari i next gen, gli under 19, poi sforare sopra i 30, perché io mi ricordo le annate in cui riuscimmo a vincere tanto con la Lega anche nel quinquennio e arrivavamo nella finale di Berlino 2015 e Cardiff 2017, avevamo tra i 30 e i 33 giocatori rosa, tanti di questi ovviamente dei gregari, però intanto allungavano la panchina e ti aiutavano, no, nei momenti della difficoltà. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.